Prima domanda, quali sono le ragioni che ti hanno spinto a candidarti? Profonde. Allora, da un lato credo che esista un'enorme questione generazionale nel nostro paese. Noi abbiamo un terzo dei nostri giovani che non hanno il lavoro, c'è cioè un terzo di noi, perché io sono un giovane, e fra questi chi ce l'ha, l'84% ha un contratto precario. A Torino la situazione è ancora peggiore, perché a Torino è il 32%, diciamo, la media nazionale è peggiore. I ragazzi che non hanno un lavoro e soprattutto nei prossimi 12 mesi l'86% dei ragazzi che hanno un contratto atipico rischiano di non vederselo rinnovare. Ma non è soltanto una questione, diciamo, di condizioni materiali, è anche una questione diversa. A me capita spessissimo di andare in giro per l'Europa, nel mio lavoro di responsabile europeo di Libera e di presidente di questa rete che si chiama SLERC, questa rete contro la criminalità organizzata, e mi capita alla fine diciamo, degli interventi che faccio, arrivano sempre un gruppo di ragazzi italiani che hanno deciso di andare a vivere all'estero, sempre alto istruiti, quindi forse un po', se vuoi, la meglio gioventù del nostro paese, quasi sempre progressisti, e per me questo è importante, aperti, vivaci, vitali, cioè veramente il meglio che uno possa aspettarsi di incontrare nel nostro paese, e sono tutti ragazzi che hanno deciso di andare a vivere all'estero. Si parla tantissimo dell'immigrazione in Italia, si parla molto poco del quasi milione di emigranti giovani italiani che sono andati a vivere fuori dal nostro paese. E questo, cioè, la mobilità giovanile in Europa è un fenomeno che colpisce diversi paesi, cioè che riguarda diversi paesi, però c'è una diversità, perché se uno guarda i dati dell'Eurobarometro rimane scioccato nel vedere come, mentre per i giovani di altri paesi come Inghilterra, Germania, Francia, la mobilità verso l'estero è un'opportunità, per i nostri giovani è una necessità. E mentre diciamo, per i ragazzi degli altri paesi, diciamo, la scoperta dell'estero è una scoperta che però li lega al loro paese. Spesso, troppo spesso per i nostri giovani lasciare l'Italia non coincide soltanto con un bisogno di ricerca di opportunità migliori, ma anche per una questione, e questo è gravissimo, di mancata identificazione col nostro paese. Cioè di disagio nella dimensione che non è solo materiale, ma è anche morale, identitaria, eccetera, eccetera, eccetera. E io credo che ci sia una grande frattura generazionale, che non è all'interno di una generazione, ma è fra questa generazione e le forme di rappresentanza. E quindi una scelta come questa per me vuol dire proporre ai giovani del mio paese, proporre ai giovani della mia città un paradigma diverso, cioè dire che chi come me ha fatto un'esperienza sociale, grande o meno, questo lo valuteranno loro, però a un certo punto dice adesso basta, insomma, adesso è l'ora di chiedere alla politica il conto, dicendo alla mia generazione che non possiamo più accontentarci né farci neutralizzare dal meccanismo della cooptazione. Per cui il meccanismo che vede una politica che oramai si sente vecchia, cercare un po' di gioventù da mettersi intorno, ma appunto con un meccanismo di cooptazione. Io ho visto tantissime persone in gamba neutralizzate da quella che è la politica degli staff, cioè fare gli staffisti della politica adulta. Questo è sbagliato, secondo me, è proprio profondamente sbagliato. L'altra, e quindi la prima ragione è questa, cioè una radicale questione generazionale, che non è, cioè, infatti io non sopporto di essere chiamato candidato giovane, semmai la mia è una candidatura che vuole parlare ai giovani, questo sì. L'altra grande questione è relativamente ai nostri mondi sociali. Io arrivo da un'esperienza che è quella di Terra del Fuoco, che è quella di Libera, arrivo dal, cioè, in questi anni ho frequentato il mondo del gruppo Abele, e credo che questi mondi, non soltanto quelli diretti, ma anche le altre grandi e piccole associazioni italiane, debbano oggi farsi carico di riscrivere il
i paradigmi della politica. Cioè, oggi la politica ha smarrito, cioè, si dice sempre che la società ha smarrito il proprio sistema valoriale, io credo che sia anche una grandissima incapacità della politica di trasmettergliene uno. E quindi noi che invece questo sistema lo abbiamo difeso, tutelato, se vuoi anche diciamo allargato, oggi non possiamo evitare di sperare che questi, diciamo, questi valori, questo patrimonio faccia politica pubblica. Certo. Quindi la mia candidatura vuole anche essere un segnale ai mondi sociali della società civile per dire non possiamo stare ai margini, non possiamo lamentarci dell'inadeguatezza di questa politica senza sortirla, senza cercare di cambiarla, senza parteciparla e anche senza costringerla ad aprirsi alle nostre istanze e soprattutto al rapporto con la radicalità dei temi che trattiamo e le persone che li vivono. Cioè, noi dobbiamo rincollare la politica alle cose concrete. Il rapporto. E sono le due grandi regioni. Allora, parlando proprio di disoccupazione giovanile, il rapporto dell'Osservatorio sulla formazione ha evidenziato dei dati che, come anche tu hai ricordato, sono piuttosto preoccupanti. Soltanto 12 giovani su 100 trovano il posto fisso. Secondo te quali iniziative andrebbero prese, oltre che un cambio di mentalità, per arginare questo fenomeno? Ma, tanto per cominciare, secondo me bisognerebbe radicalmente cambiare il paradigma. Cioè, ti faccio un esempio concretissimo, cioè io trovo incredibile che la precarietà si sostanzi per esempio nei luoghi di ricerca, cioè trovo incredibile che esista la precarietà universitaria, esista la precarietà dei ricercatori, si dice sempre che noi non vinceremo la competizione internazionale se non attraverso la qualità della nostra ricerca e l'innovazione. E poi proprio nei luoghi della ricerca e dell'innovazione pubblica la nostra generazione è tutta costretta alla precarietà. Questa cosa è assurda ed è solo un punto di partenza. E poi è assurdo, per esempio, che il lavoro precario valga meno in termini di remunerazione del lavoro garantito. E nel lavoro garantito c'è una componente di valore che è la garanzia che tu lavorerai tutti i giorni. In tutti gli altri paesi d'Europa, infatti, il lavoro intermittente, il lavoro precario vale di più in termini di, diciamo, di remunerazione. E queste sono questioni di sistema generale. Per quanto riguarda il governo di una città, perché bisogna dirsi con onestà che diciamo, non sono le città che hanno, e non sarà il comune di Torino che ha la possibilità di cambiare questa situazione, però può esprimere dei dati di chiarezza, tanto per cominciare iniziare ad espellere diciamo dai propri appalti, dai propri servizi la precarietà come strumento di relazione contrattuale con i propri lavoratori e con i propri fornitori. Dall'altra parte dobbiamo creare delle catene logiche che tengano insieme la ricerca, l'innovazione e la filiera produttiva. E infine bisogna avere coraggio, cioè avere coraggio. Io non dico, per me Torino non è città dell'automobile, per me Torino è città del trasporto. E oggi il trasporto non è più soltanto l'automobile, anzi, diciamoci la verità, non è quasi più l'automobile. Che da Torino proprio parta una grande capacità di innovazione, per esempio sulla green economy e sulla green revolution. Cioè, noi abbiamo bisogno di metterci in gioco e Torino in questo ha delle risorse straordinarie. È notizia di qualche giorno fa che la giunta regionale ha tagliato altri 100 milioni di euro dopo i 50 di poco più di un mese fa al settore del personale sanitario e ha stabilito inoltre l'obbligo per tutte le aziende di risparmiare almeno il 2% sul costo del personale nel 2011. Secondo te, proprio nell'ottica di quel cambiare il paradigma, può essere la strada giusta da percorrere, cioè un tirare la cinghia per vedere sviluppi futuri? Ma guarda, io trovo, tanto per cominciare, incredibile che la politica continui ad applicare questi modelli di tagli verticali e continui a chiedere una contrazione dei servizi, un allargamento della disponibilità della platea dei lavoratori senza avere la capacità di guardarsi allo specchio e tagliare i veri costi inutili. La politica in questi anni, tutta di destra e di sinistra, ha occupato
si è lottizzata i posti di potere legati alle municipalizzate, legati agli enti di servizio, legati agli enti strumentali. Beh, quelli per esempio secondo me sono costi inutili. Io partirei di lì, partirei per esempio dal sostituire quelle figure con figure a costo zero, valorizzando la voglia di partecipare di quelli che io non chiamo i consumatori e gli utenti, ma chiamo i cittadini responsabili. Cioè io per esempio nel CDA della Smart ci metterei il Comitato per l'Acqua Pubblica, se risparmia, non so se riesco a spiegarmi. Certo. E dall'altra parte c'è un'altra grande questione che è la corruzione. Il nostro è un paese che brucia un quantitativo enorme di denaro in corruzione. Fatte queste cose probabilmente ci renderemo conto che in fondo anche con un welfare in contrazione, anche con una diminuzione delle risorse, si può ottenere un miglioramento dei servizi. Infine, sempre legato a questa cosa, c'è la grandissima sfida dell'inventare pratiche nuove. Io in questo momento ti parlo da una struttura che si chiama il Dado, una struttura dove io vivo, che è stata ristrutturata da 8 famiglie rom rumene, che hanno recuperato questo stabile, che era uno stabile in disuso, abbandonato, e attraverso il loro protagonismo, il loro lavoro con questa tecnica che si chiama autorecupero, hanno ristrutturato questo stabile con un risparmio di quasi il 40%, migliorando e non degradando un'area della città. Sono stati socialmente accettati e ha questo stabile un costo di gestione bassissimo, proprio perché per esempio io ci vivo come coabitante e quindi non ci sono dei costi di gestione, siamo 2 coabitanti qui dentro. Se si usa l'innovazione, la voglia di cercare, la voglia di mettere insieme i bisogni diversi partendo dallo straordinario capitale che è rappresentato dal valore umano, io credo appunto ancora che possiamo liberare delle energie che sono state troppo a lungo soppite. Senti, altre grandi sfide che Michele Curto vuole provare a mettere in campo per la città di Torino? Ma tanto per cominciare, superamento dei non luoghi. Per esempio, per me non luogo in questo momento sono i campi rom della città, perché sono luoghi dove si vive sotto la soglia di dignità umana. Sono non luoghi spazi di marginalità completa di alcune periferie, se volete sono anche non luoghi le periferie umane ed urbane che sono vissute da alcune persone. Insomma, tanto per cominciare, Fassino ha messo in prima fila la sua convention i poteri forti della città, io vorrei mettere nella prima fila del mio agire invece le marginalità e le difficoltà di questa città. Un'altra sfida secondo me importantissima è costruire veramente l'area metropolitana, smetterla di contrapporre i comuni intorno a Torino in uno scontro urbanistico continuo, e invece cercare di allargare la capacità e la leva di Torino attraverso un'alleanza strategica e quindi la realizzazione della città metropolitana. Sostituire un modello di governance della città che in questi anni è stata una governance elitaria, fatta da, questo non lo dico io, dice uno studio della Fondazione San Paolo, da un'elite di 120 notabili che di fatto l'hanno governata tutta, a volte anche governandola bene, ma sostituirlo con un modello nuovo necessario, perché oggi questa città ha più problemi e meno risorse per affrontarli, un modello che valorizzi le diverse capacità che nella città esistono, quindi le reti di rappresentanza dei cittadini, le associazioni, gli enti, i comitati, e che quindi diano al nuovo sindaco, e spero di essere io quel sindaco, una possibilità di azione che va tra virgolette dal singolo cittadino fino appunto alla giunta comunale. E su questo anche il decentramento è fondamentale. Io credo che dobbiamo istituire, non solo non eliminare le circoscrizioni come qualcuno vorrebbe fare, ma addirittura avere dei veri e propri municipi. E poi c'è un'altra grandissima sfida che secondo me è fondamentale e che potrebbe permettere ancora una volta a Torino di ripartire, ed è la sfida dell'integrazione. Torino in alcuni quartieri ha, nelle scuole di alcuni quartieri, ha un bambino su 2 straniero. Alcuni vedono questa cosa come un problema. Io, che per certi versi ci convivo, anzi posso dire che ci vivo e ci vivo bene, sono convinto che
se canalizzata nel modo giusto, l'immigrazione non solo è un problema, ma restituisce alla nostra città una linfa e una partecipazione importante. È già stato così negli anni 50, 60 e 70, può esserlo di nuovo. Dei 5 candidati sindaci io sono l'unico figlio di meridionali. Questa cosa la considero un valore aggiunto, non perché credo che essere di origini piemontesi sia un valore sottratto, ma no, ma al contrario, perché per certi versi mi sento di incarnare quella energia che è stata accolta a Torino e che però in quegli anni ne ha fatto anche la fortuna. Credo questa cosa può capitare di nuovo. Ma della candidatura di un big del PD come Fassino, cosa ne pensi? Ma io credo che la candidatura di Piero Fassino rappresenti diciamo il vecchio che cerca una nuova legislazione sul territorio. Per certi versi in questa cosa c'è anche qualcosa di nobile, lui la ricorda tutte le volte, dice io metto a disposizione la mia esperienza a Torino, e per altri versi però a me sembra una storia già vista, di una generazione tutto sommato sconfitta e che sicuramente non è riuscita a rispondere alle nostre esigenze come giovani, ma più in generale anche al bisogno della società. Per questa ragione io a Fassino contrappongo invece di accettare la logica della cooptazione, come tanti altri ragazzi stanno facendo, secondo me sbagliando, perché appunto questa politica che oramai è cosciente di essere datata cerca, mettendosi intorno un po' di giovani, di darsi una ritrovata. Io credo che noi questa logica della cooptazione non dobbiamo accettarla, dobbiamo invece confrontarci e scontrarci con la politica, con questa politica dobbiamo avere la capacità di costruire l'alternativa, di non dare per scontato che debbano continuare a essere loro. Se Fassino insomma vuole mettere a disposizione la sua esperienza, io credo che farebbe benissimo a mettersi a disposizione di un sindaco giovane, insomma questo sarebbe il vero gesto di generosità. Detto questo, insomma, così è. Senti, ma tu molto spesso parli di essere l'alternativa alla Lega, che tu rispetto agli altri candidati sei il nuovo anche per questo motivo, ci vuoi spiegare meglio? Certo, io credo che sicuramente mi piace dirlo, però sono cosciente che non è detto che insomma la città sceglierà me come futuro sindaco, come futuro candidato sindaco, perché in questo paese avere 30 anni vuol dire essere ancora chiamati ragazzi e non adulti, e vuol dire essere considerati non pronti per le responsabilità. E io però credo una cosa di certo, credo che come qualcuno dice spesso, Torino viene definita il villaggio di Asterix, lo dice anche questo Sergio Chiamparino. Io a chi dice così faccio notare che Asterix è uno splendido fumetto, ma poi alla fine è la Gallia che è persa, insomma. E oggi la Lega governa la nostra regione, oggi la Lega governa quasi tutto, tra virgolette, l'arco alpino, e laddove non governa in Lombardia, perché a governare è un altro pezzo di centrodestra. Io credo che se la Lega riuscirà a portare nel nord-ovest quello che è riuscito a costruire nel nord-est, rischiamo di perdere il paese. Forse non è ancora il tempo presente per un sindaco di 30 anni a Torino, sicuramente però è alla mia generazione e alla mia proposta che spetta il compito più importante, quello di rappresentare l'alternativa culturale, sociale e politica che da qui in capo a 5 anni deve riuscire a battere la Lega.